Allora, grazie, rinnovo i ringraziamenti a voi tutti e soprattutto il mio grazie sincero a Fulvio Hermes che ha trovato anche la strada per arrivare fino a quassù. Ma lui da buon Veneto è abituato alle strade tortuose e alle macchine che corrono più o meno veloci. Allora, chi è qui sa chi è Fulvio Hermes e non mi dilungherò. Io personalmente sono veramente contento di presentare un autore che giudico fuori dagli schemi, sia per i percorsi che ha compiuto nelle sue scelte letterarie, sia per il personaggio Fulvio Hermes, che è un personaggio ma non ama esserlo, nel senso che non... Io l'ho approcciato con semplicità e con sussiego, sperando veramente che mi dicesse di sì, e mi ha detto di sì al primo colpo. Quindi questo mi ha testimoniato la sua disponibilità massima. Ecco, avere di fronte un autore di un libro che ha avuto un successo planetario, con un successo di pubblico e di lettori, e con la possibilità anche di essere tradotto in tante lingue, mi pare adesso in 9 lingue, ci dice come oggi, ne abbiamo parlato prima con Galla, ci sia spazio per la buona letteratura. Io ho letto il libro perché così mi hanno insegnato, presentare qualcuno che non si conosce non è un presentare. E devo dire che, al di là degli intrecci di questo libro e del tema originale su cui poi ovviamente interrogheremo l'autore, mi è piaciuta questo stile che è sì, penso, dono di madre natura, ma che comunque è frutto anche di una elaborazione, di un modo di crescere romanzo dopo romanzo. Ecco, allora, aggiungo un'ultima cosa, poi lascio la parola Fulvio Hermes. Mi piace anche esordire in questa rassegna nella terra veneta con un autore veneto, perché Hermes è nato a Musile di Piave, ma anche un autore veneto che ama il Veneto e che lo decodifica, lo propone attraverso il modo di scrivere, lo scandaglia, alternando quella che è la trama del suo racconto, in questo caso i gialli, lo scandaglia in tutte le sue pieghe, e soprattutto questo ultimo libro, mi pare, abbia la qualità di mettere in rilievo un Veneto, se vogliamo, non conosciuto, oppure conosciuto solo da certi veneti. Io abito a Treviso da 40 anni e mi riconosco in quelle pagine, ma è un Veneto anche di gente che, al di là dell'ombra, al di là delle scommesse su chi fosse chi fossero quelli dell'Audi Gialla, invece ha tutto un tessuto sociale, umano, imprenditoriale. E ho letto le affermazioni, poi glielo chiederemo, e questo tessuto forse che viene a mancare negli ultimi tempi. Ho letto più interviste di Hermes che ha detto: siamo perforabili, siamo trapassabili, passatemi il termine, e che vuol dire che in sintesi il Veneto, che rappresentava un baluardo di socialità, anche di cultura e anche di stile, l'ha perso un pochino anche sotto il peso di una forte immigrazione e di aggressioni tipo quelle dell'Audi Gialla. Chiudo, perché non sono autorizzato a parlare oltre, se non intanto a chiedere a Fulvio Hermes l'idea di questo Audi Gialla. Ha cavalcato l'attualità perché mi pare che abbia costruito il romanzo nel giro di 40 giorni, e questo è sicuramente un record. Io ho scritto dei libri e sicuramente non sono Fulvio Hermes, ma ci ho messo qualche mese, ecco. Ma poi scriverli bene in 40 giorni è difficile, scriverli male in 40 giorni può essere abbastanza facile. Allora, innanzitutto, perché l'Audi Gialla? Intanto vi ringrazio. Ho già perso la voce da qua, mattina di scuola, ho una classe, una terza tremenda quest'anno. Selvaggio. Cambiamo microfono forse, perché questo è un po'... Questo è proprio difficile, questo è di fuori.
E, no, tanto grazie che mi avete insomma, invitato qui, perché insomma, crescono. Questo è un anno in cui le iniziative letterarie in Veneto crescono, quindi io trovo una cosa strepitosa. Non solo piccoli centri, grandi centri, che è una cosa, come dire, è un patrimonio, un investimento che facciamo, quindi insomma, grazie perché avete insomma, questa visione, le visioni ci vogliono. Dopodiché, perché l'Audigiana? Allora, io non avevo più intenzione di fare la settima puntata rispetto a Stucchi perché si era fermato in Adriatico, con il precedente libro, poi stavamo lavorando sulla sceneggiatura, sto diventando un figlio, poi magari due righe le racconto. Insomma, ero abbastanza soddisfatto della cosa, no? Però moderatamente non sono appunto, cioè non me la sviolino, ma non mi sviolino quando dicono che me la sviolino, cioè io sono così, no? Sono cose che mi interessano forse di più della scrittura, no? L'orto, il mio nipote, queste cose qui. Dopo che succede questa avventura dell'Albi, e io leggo i giornali, come penso a tutti, non so, leggo i giornali e trovo nel racconto dei giornali, vorrei dire perché, delle stranezze. No? Se fossimo stati in America, per esempio, una macchina che scappa la polizia, come dire, all'ordine del giorno. Ecco, in Italia la macchina scappa per quasi 10 giorni da tutte le forze di polizia, è una cosa bizzarra. E non accade quasi mai, non stiamo parlando della fuga al posto di blocco. Cioè, quella ci sta, li pigliano. Stiamo parlando di una macchina che sfugge a tutte le questure, tranne quella di Rovigo, del Veneto. No? Quindi, insomma, e che ci vuole? Poi su questo poi. Quindi io insomma, leggo la tribuna, il gazzettino, guardo i giornali, la televisione ti faccio che strano questa cosa qui, no? È un fatto statisticamente infrequente. Certo. Cioè, quindi è fuori dalla gaussiana, no? Non è un fatto medio. Dopodiché io vado a scuola, io abito vicino a Treviso di Strano, vado a scuola Mestre, ormai da 27 anni, faccio il pendolare, che mi piace la gente, mi piace insomma la scuola, sto bene, un bel laboratorio, segno chimica e biologia. Mi fermo sul bar come tutte le mattine, un bar di gente gentile, perché ho selezionato il bar in base alla cortesia. Quelli che non mi salutano hanno chiuso immediatamente. Dice il bar che mi dice, buongiorno, come va? Torno sistematicamente. Vedo l'immagine della macchina che brucia, che hanno visto un po', è andata sui giornali televisione nazionale. Quindi vedo l'incendio della Montegiana, a un elifonte, insomma, poi un posticino piccolo. Allora lì dico, no, allora ci pigliano per culo. Cioè un'azione così specialistica, no? Bruciare tutto in un posto isolato, che non lascia tracce, con qualcuno che è andato a prenderli, perché sennò sarebbe ancora che girano sui colli di un fumo. Dice, allora dietro c'è qualcosa di più di quello che racconta la stampa, che quello sono di tre sbandati, eccetera, eccetera. Allora io cerco molto velocemente di raccontarmela, no? Nel senso che il narratore si permette di raccontare la sua storia, diciamo, che è la mia storia, che non corrisponde, poi gli dopo le cose critiche che restano aperte, che non corrisponde a quello che poi gli investigatori hanno fatto, insomma, questa pista albanese che non mi convince, neanche quando l'hanno preso, quindi poi cerco di dirvi, no? Non perché non ci sia una malavita, insomma, però la cosa è un po' complessa. E dico allora, io me la racconto, avevo strumenti per raccontarla, una casa editrice insomma, che se racconta una storia plausibile da pubblica, no? E quindi provo a vedere molto velocemente come funziona. Dopodiché la faccio la mano alla mia casa editrice, poteva dirmi no, ma hai scritto una cosa talmente implausibile, talmente sciocca, lasciamo perdere, mi avrei lasciato perdere. Invece la casa editrice dice, ma non. Non fanno mai per piacere, c'è una gente che ti dice, siccome sei di autore puoi scrivere qualsiasi sciocchezza che te la pubblico. No, è gente che ti dice, questo va bene, questo va bene. Cioè, è gente molto seria. Quando pubblicano, hanno libro per loro, insomma, la sua utilità, una sua urgenza. No? E mi dicono, insomma, la storia è bizzarra, non corrisponde a quello che anche noi sappiamo, ma siccome tu sei uno che cerca di vedere un po' dietro le porte, dietro, insomma, alle apparenze, vediamo come funziona. Quindi io la metto a posto, eccetera, eccetera. Insomma, non esce subito. Che cosa mi ha colpito? Cioè, perché racconto questa storia che sembra un dettaglio della nostra storia, no? Della nostra. Siamo presi sicuramente a cose più complesse. Allora, per questo motivo.
Allora, la macchina, vi faccio un po' di cronaca. La macchina, che è una macchina molto potente, no? Ieri un autista, cioè un appassionato di Audi potenti, mi ha detto, senza aver letto il libro e non ci siamo mai parlati prima, la stessa ipotesi che c'è nel libro. Cioè, io non so cosa vuol dire quello di macchine potenti, secondo me hanno preso quella macchina per questo motivo che poi vi racconterò. Allora, è la macchina che viene rubata a Malpensa il 26 di dicembre, una macchina con targa Ticino, di un presunto guidatore russo, di cui poi non sappiamo nulla, che viene lasciata a Malpensa, come se questo, insomma, non c'è nessun aereo a Lugano per dove andare, viene a Malpensa e la lascia lì. La rubano il 26, qualcuno, presumibilmente però questi tre ragazzi, questi tre giovani albanesi, e per 20 giorni la macchina scompare, una macchina molto visibile, no? Scompare e compare la prima così pubblica apparizione a Abano Terme il 16 di gennaio, dopo 20 giorni. Quindi come se per 20 giorni avessero pensato a qualche cosa, l'hanno tenuta da qualche parte, che è una macchina che si vede. Vi faccio una piccola nota prima. L'85% delle macchine rubate per rubare sono di colore nero o grigio. Nessuno ruba la macchina fosforescente per rubarla, ovviamente. Cioè, poi torniamo sull'Audi, no? Anche là, poco fa hanno rubato una macchina a Francoforte della scuola, ovviamente, rubata tre giorni prima, vicino tra l'altro in zona, perché si fanno queste operazioni qui. La rubano e compaiono prima per un presunto furto all'Abano, ma di cui poi non sappiamo, i primi giorni sfreccia ovunque e traccia questa linea di percorrenza che va da Trieste a Vicenza, ma in maniera sistematica, ripetitiva, cioè non come se, ehi, sono qui, guardatemi, cercate di notare, tra l'altro Audi in latino vuol dire ascolta, cioè è un'incitazione a osservatevi. Per fare 10 giorni così bisogna essere a dei professionisti della guida. No? I miei amici poliziotti, a noi piace correre, ma quello che a Trieste è passato tra due volanti dei carabinieri a 200 all'ora è uno che sa correre, perché basta che tu faccia e te schianti, mi hanno sparato due colpi i carabinieri. No? Sfuggi a due questioni, cominciano ad alzarsi, poi si blocca, sembra che conosca quasi i posti, non li beccano mai. Corre, si infila nel passante di Mestre, trova l'una di notte un imbottigliamento, viene contromano a 270 all'ora, c'è una guidatrice di origine russa che vede la macchina, naturalmente va fuori strada e muore, ahimè per lei, no? E non li prendono nessuno, non li prendono nessuno. Naturalmente questo denota una rete logistica, perché la macchina deve nascondere, se no cocaina a sufficienza per restare svegli 10 giorni. Una rete logistica che li protegge, provate un camion che sposta la macchina in modo più semplice, metti su un camion e ti spostano in giro. Una conoscenza del territorio, anche al dettaglio, una conoscenza, se non del tutto, ma insomma di una serie di snodi cui la polizia c'è, invece l'hanno abilmente evitata. No? Allora, ad un certo punto, quando evidentemente si sono stancati, senza che nessuno avesse mai, no, effettivamente messo a rischio la loro, come dire, folle corsa, nessuno c'è mai stato in grado di incantonarli, fermarli, non è, sì, nessuno mai si è veramente fermato, sono sfuggiti ovunque, no? Visti ovunque, segnalati ovunque, i social del territorio vicentino, ma anche trevigiana, dove i social che sostenevano, addirittura l'Audi gialla, metà con la polizia, metà contro la polizia, metà con l'Audi gialla e metà con le forze dell'ordine. Qui siamo pizze, potevano essere gli stupratori, ma qui stavamo comunque con gli stupratori, cioè incredibile come atteggiamento mentale. No? Allora, a un certo punto, quando qualcosa è accaduto, decidono di cruciare un posto molto isolato in cui si vuole, usano dei sassi, si vuole dei sapere, cioè voglio dire, anche un albanese che ruba la macchina ma pensa può sapere che si molla la macchina con dei sassi, cioè su un posticino ad hoc, lontano da tutti, no? In cui lo bruciano, eccetera. No? E poi credere quello che porta via, perché il tempo che brucia la macchina, i vicini allertano la polizia e ti beccano nella zona, quindi sono scappati via tranquillamente. Allora, poi, per 8 mesi non abbiamo saputo più nulla. Adesso ditemi se mi sto perdendo magari. Ah, no. Allora,
per 8 mesi non succede nulla, chiesa la polizia. L'unica prova sono 2 foto di 2 non guidatori ripresi dalle telecamere quando fanno benzina, e l'unico dato che viene trovato è l'impronta del guidatore su un biglietto dell'autostrada in direzione di Vicenza. Il mio amico poliziotto diceva che è più bravi del CSI, cioè per dire è abbastanza improbabile. Quando scoprono chi è, lo danno un po' in pasto ai giornali, è l'unico di cui non abbiamo il volto, cioè il guidatore. Cioè l'unico che noi, come dire, catturiamo è quello che uno non può dire, no, avete preso quello, ma l'ho visto sulle foto, non segnaleggia, l'abbiamo visto, no, non è lui, no? Quello di cui nessuno può dire è lui o non è lui. Ed è uno che è segnalato dal 2005 per la rete di furti nell'area Trentino, cioè uno che da 11 anni si muove con molta prudenza, con una serie di appoggi locali per fare furti con scasso, come, però senza, come dire, esatto, senza clamore. Allora questo, pensate, questo a un certo punto fa, pensate l'operazione come ce la siamo raccontata noi. Questo, dopo 11 anni che sfugge alle forze di polizia, stufo di essere libero, dice, scusate, non riuscite a prendere. Allora adesso rubo una macchina gialla, che si vede molto, faccio tanto casino finché mi prendete. Cioè mi pare plausibile che uno che è abilissimo a fare queste cose, a un certo punto cambia il famoso modus operandi e fa di tutto per sfidare lo Stato, per rischiare di essere impallinato, per rischiare di essere catturato e poi viene catturato. Allora, succedono un sacco di cose. Naturalmente io non so cos'è realmente accaduto, non credo che nemmeno la polizia sappia cos'è realmente accaduto, però se vi ricordate qualche giorno fa sulla A27 un gruppo militare, fa un'azione militare, no? Cerca di rubare la Civis 5 milioni, qualcosa hanno rubato, poi non riescono a dirlo perché sennò significa che non funzionano i sistemi, però era un gruppo di gente brava dal punto di vista delinquenziale, che hanno gestito lo snodo della 27 di questo lavoro con la vitalità di fucili, con mitra. Quindi da questo punto di vista, torniamo all'elemento, supponete che qualcuno, lo sappiamo chi, paga 3 ragazzotti bravi, decisi per testare la traversabilità del Veneto, che è una grande regione, che è una regione ricca, sotto un crisma, insomma. Non dico che siamo la Baviera, ma non siamo nemmeno la Basilicata dal punto di vista della ricchezza, della struttura, insomma. E che cosa viene fuori? Cioè io ti pago, fai un esperimento, fai un giretto per il vento e vediamo cosa succede. Allora, giornalisti come la raccontano? Insomma, così così. Prontezza della televisione a raccontare, locale? Così così così. Molto così così. Presenza e forza dell'ordine su strada? Molto così così. No. Capacità dei cittadini di allarmarsi per le cose che accadono? Molto. Capacità di un gruppo criminale deciso di scorazzare, molto elevata. Se volessimo, no, chiunque, non ci ferma. Tanto che, non so se li prenderanno, ma quelli che hanno tentato di fare un colpo così rischiando la vita, perché rischia la vita, no, hanno deciso che si può fare. Non che sia infrequente, però guardate che dal punto di vista così organizzato non sono frequentissimi tutti i colpi. Insomma, i portavalori sono militarmente organizzati, ma sarà molto organizzato. Gente all'estero, sono soldati, gente che sa sparare, gente che ha fatto guerra, questa gente che ha fatto guerra, che sa cosa dire fare azioni militari. In questa regione che ha un fronte balcanico molto, cioè noi abbiamo una frontiera estera, che è una frontiera fragile, da cui passa un sacco di cose. Quindi, io racconto questa cosa perché mi sono così, perdonate, insomma, permesso di dire che lavori, soprattutto i cittadini venici, questa è una regione interessante in cui fanno cose interessanti, no? E mentre noi corriamo dietro a questo giallo super visibile, c'è un giallo che è molto meno visibile e non vuole essere visto. Quelli là di gialla volevano essere visti, quelli là di gialla avevano l'obiettivo di farsi notare, perché se vuoi rubare una cassaforte, come sembra che sia successo a San Donato, alla fine hai rubato una cassaforte, no? Ovviamente per rubare una cassaforte devi sapere che c'è lì la cassaforte. No, non è che in casa suoni tutti i campanelli, avete la cassaforte, sì, adesso domani vengo a prendere,
non funziona così, no? E per rubare una cassaforte se non è in piazza basta rubare una macchina scura, sai dove è la cassaforte, aspetti che vadano fuori, non fai 10 giorni di casino, non ti fai sparare dietro dai carabinieri, lo fai con molta serenità, no? Quindi questi dovevano essere rubati. Poi c'è, come parla il libro, c'è un altro tipo di questione, no? C'è un'economia cinese in questo territorio, ha delle idee, cresce a due cifre, questa è una regione interessante, investono più da noi che in Lucania, ovvio, perché qui ci sono più grandezze economiche, no? Non è un pericolo in sé, il pericolo giallo è la ripresa di un titolo che così insomma fu molto usato all'inizio del Novecento, quando lo scontro Russia e Giappone finì a favore del Giappone. La letteratura, secondo inglese, no? Parlò di pericolo giallo perché aiuto l'est arrivano, eravamo preoccupati che, insomma, che un paese giovane, emergente come il Giappone battesse la grande Russia zarista, no? Quindi si inventò insomma la fantapolitica, i libri di fantasy, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma io ho solo copiato, però è un libro, qui mi fermo, in cui il narratore prova a descrivere un fenomeno mediatale, cioè di norma scrittori raccontano cose accadute oppure inventano, fanno fiction, no? Quindi io cerco di raccontare una sorta di fotografia un po' mossa del territorio in cui vivo, che amo naturalmente, in cui vedo delle cose, cerco i lettori per vedere se vedono le cose che magari non mi sbaglio, che vedono le cose che vedo io, per vedere se possiamo insieme attraverso la letteratura, ma attraverso i suoi romanzi, attraverso la discussione, pensare che tempo è il tempo in cui siamo, che è un tempo complicato. Interessante ma complesso. Esatto. Questo è un po' lo scopo. Non so se... Ecco. Allora, la premessa, anzi la spiegazione è eloquente. Qui non si fa solo, Erdos non ha fatto un racconto di una storia, ma come dicevo in apertura, ha scandagliato un'era, un momento. E allora sono incuriosito della sua doppia personalità di scrittore e insegnante, per capire da lui, perché credo che in tutti i casi abbiano qualche insegnamento da dare ai giovani, ecco, per capire qual era il polso della situazione dei giovani nei confronti di un fenomeno come per esempio quello dell'Audi gialla, cioè questo schierarsi contro i buoni o contro i cattivi, e soprattutto che cosa il Veneto fa per evitare che ci siano sempre più cattivi, nel senso che per andare a fondo di un romanzo come questo lei ha dovuto anche cercare di capire come funziona il sistema, l'apparato della polizia, l'apparato, ecco, l'ispettore Stucchi è un emblema, un eroe che rappresenta un certo tipo di modo di far polizia. È più complesso di quello che pensiamo, è forse più banale di quello che pensiamo, e tornando ai giovani, i giovani fanno il tifo per i buoni o per i cattivi? I giovani fanno, allora, i primi 3-4 giorni, insomma, fino al passante di Nestle, che poi a volte che la persona insomma si è capito che non era un gioco, i primi giorni erano proprio buoni contro cattivi, quindi è chiaro che c'è qualcuno che sta dalla parte dello Stato, per quello che invece sta sempre dalla parte, chiunque sia contro lo Stato è in qualche modo automaticamente, con la legge insomma, è automaticamente buono. I piccoli pensavano fosse una sciocchezza, cioè quelle prime, seconde, ma anche le loro famiglie, per cui se ne è parlato un po', insomma, io sentivo, sembrava una deputata, sono tre ubriaconi, tre drogati, insomma, i soliti drogati. Poi sai quando lo tieni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 giorni, allora c'è una cosa e comincia ad essere un po' più complicata. E però quando la cosa diventa complicata, e questo non è un caso, un po' la pubblica opinione, un po' anche i ragazzini la mollano, cioè quando diventa troppo complesso il fenomeno, si molla, si dice, non capisco, appunto, non capisco, chissà cosa sarà, no? E quindi viene delegato al mondo degli adulti, al mondo della televisione, con i giornali, come tanti eventi. Quando sono troppo, si gratta un po' la specie, complessità, allora ci si ferma. Questo è un problema, che la scuola spesso è un po' poco attenta su questo. No? Poi è chiaro che
amare la polizia non è facilissimo, io non scrivo il poliziotto perché mi serve raccontare, è chiaro che i ragazzini non amano di sicuro, i miei studenti non amano di sicuro la polizia. No, perché i giovani hanno una miriade di piccoli eventi di illegalità, insomma, qualche spritz se lo fanno, non sono spritz, insomma, fanno delle cosine meno legali, quindi è chiaro che la polizia è in qualche modo l'ordine, no? Questo lo un po' lo irritano. È chiaro che se ci fosse qualcosa di molto, si schiama più facilmente quando c'è l'uccisione del bambino, cioè l'assassino in cui è letto bene o male. Questa è un po' l'avranno portata anche i giornali, un po' la colpa dei giornali. L'audigiano non si sapeva se fosse bene o male. Cioè questa cosa un po' goliardica, un po' una sfida, un po' dei matti, un po' dei drogati, un po' non so. E queste cose qui, un po', per esempio la reazione meno locale alla rapina sulla 27 è stata molto più forte, perché ha bloccato intanto le autostrade, ha bloccato la viabilità, la gente ne ha parlato molto. Quelli sulla strada hanno visto guerra, cioè hanno sparato decine e decine di colpi. Quindi lì è stata un'azione militare, quando la stampa poi ha riportato anche l'intervista, ma poi insomma, mia moglie è stata in autostrada e lei mi telefona dicendo quando c'è in autostrada, io vado a vedere, ecco, le solite donne, neanche a volere entrare in autostrada. No? Invece no, era tutto un disastro, è rimasta, doveva andare a Vittorio Veneto, ci ha messo 3 ore, ha visto andare a Vittorio Veneto, perché poi non sapevano dove stavano andando. No? Il giorno dopo quella è stata vissuta come l'inter, cosa tremenda. E lì i giornali, per esempio, adesso le inchieste sono scottanti, perché insomma, i giornali l'hanno bollata subito, hanno fatto 3 giorni di attenzione e poi muore subito. E quindi è chiaro che ti resta l'ansietà, cioè l'idea che sia una banda di 10 persone, che abilità militare sul territorio che si muove con facilità, che sfonda la recinzione, che ha 4 macchine fuori, che spadroneggia una cosa subito. Vissuta come la dice, e su cui lo stato un po'. Ecco, venendo all'Hervas a 360 gradi, ogni autore ha un suo percorso. Lei è riuscito a essere efficace sia in un discorso intimistico, in un rapporto tra padre e figlio, per quanto in una condizione difficile, attraverso un romanzo che ha raccontato proprio una storia umana, e per poi passare facilmente a questo filone giallo che probabilmente risponde anche alla sua modo, forma mentis, formazione, come vogliamo chiamarla. Ecco, ci si diverte più a scrivere una o l'altra, l'altro filone? Cioè qual è il filone che le sta dando più soddisfazioni, oppure sono pari, però bisogna sdoppiarsi anche come cervello per essere efficaci sia in uno che nell'altro modo? Chiaro che, allora, io scrivo, sono uno molto curioso, quindi quando una storia mi prende la scrivo, no? E scrivo un po' di tutto, insomma. Già è un luogo dove mi diverto, cioè Stucchi è il luogo in cui il narratore si diverte, no? Un po' perché cerco insomma di raccontare storie con poca violenza, con molta ironia, e un po' anche perché volevo accusare quello che dicevo tu, no? Quello che dicevi tu, no? Nel senso che noi siamo, insomma, con il libro Posirato d'Italia, noi siamo molto raccontati come se fossimo soltanto attaccati e scheli, fossero solo abili e abili, no? E naturalmente un po' stella, un po' gli cioè, scheli, se uno prende i schei piacciono anche i lucani, cioè i calabrici, cioè presa così, no? Quindi non è una cosa che abbiamo solo noi. Io invece trovo che noi siamo molto divertenti, ma non lo dico, io trovo che la lingua, no? Le battute, no? Siano molto così, come dire, efficaci, no? Che quindi si possa raccontare con ironia di merito, io quando vado in giro, insomma, qualcuno legge il libro e dice, ma no, non siete signore e signori, cioè non siete come vi ha raccontato con la pruderia, eccetera, no, siete bizzarri, come la storia poi di molti narratori veneti, no? E naturalmente dal punto di vista umano, il libro, quello, insomma, quello, se ti abbassano le paure, è stato molto impegnativo dal punto di vista umano,
poi ho scritto con altri due tacere che sono parlati di Verone Medico, che è ancora più, più complicato. Ma lì è, quella è una storia strana, perché io di solito non amo fare storie vere, no? Prendo un tema, in qualche modo c'è la cronaca, c'è un tempo, ci costruisco tutto, no? Lì invece mi è arrivata la storia vera ed è stata una cosa abbastanza anomala, il modo come è arrivata, e lì il coinvolgimento di relazione con Franco, il papà, insomma, è stato molto forte, continuiamo a vedere, c'è un rapporto, non di amicizia, non siamo persone che hanno vissuto lo stesso tipo di, anche di sensibilità, però abbiamo reciproco rispetto, ma anche lui mi aveva molto colpito perché l'ha insegnata, ma anche la genitore, lui è uno che per il suo figlio fa delle cose, no? E poi diciamo tutti amare i figli, ma insomma è una frase a volte un po' retorica, no? Io che stringo mani da 30 anni, sono tanti genitori che dichiarano amore per i figli, poi insomma, in classe di fare sostegno a ragazzi che sono un po' sbalestrati, no? Anche se formalmente amati, no? Poi lui dice, mi dava l'idea di essere uno che invece con quel figlio mi ha fatto molto. Quindi è stata una storia faticosa da raccontare, non difficile da presentare, ecco, per esempio, questi sono più difficili da insegnare, perché ho bisogno di vedere la storia, di costruirla. Quello di Franco era stato fatto, è un viaggio, un rapporto sì. Classico, con il figlio, insomma, di cosa, no? Lì era difficile tenere un po' la distanza. Sì, è la storia di un altro, raccontata in prima persona come se io fossi lui, non dovevo strafare, non dovevo essere troppo io, troppo lui, perché sennò non la raccontava lui. Quindi, insomma, lì è stato. Il peso è stato la relazione, ma non la tecnica, sulla faccia dal punto di vista. Insomma. Questo è un libro invece che pur nella sua atrocità ha dei dati, delle, ho dovuto lavorare molto sui giornali, di costruire i giornali, che non è mica facile. Lavorare su un detto che è faticosissimo. Ecco, tra i vigneti del Prosecco che cosa sta succedendo? Cose bellissime. Sono andato a fare la comparsa sabato. Allora, questa è una storia simpatica, perché sono andato a presentare, finché il Prosecco c'è Speranza, che è il quinto, mi pare, della saga, quinto, quarto, secondo me, della saga di Stucchi, e ha un gruppo di lettrici femminile, no? E c'è un unico maschio seduto lì. Che non parla, io non so, a questi mi chiedo, non parlo, eccetera. Alla fine della presentazione, si alza la mano e mi fa, ma io vorrei fare un film del suo libro, così, no? E io ho detto sì, perché, io dico, sì, tanto, cosa costa di leggere? Pensavo fosse, sì, una cosa così, se ti dicono. Invece è successo che questo, insomma, poi è un giovane regista che viene dalla pubblicità, che lavora a New York, ha fatto molte esperienze nella pubblicità a Parigi, insomma, 30 secondi a non fare, certo. E ha deciso di fare un film e ha cercato ovviamente poi insomma, sponsor, perché, insomma, un produttore l'ha trovato, abbiamo fatto con lui la sceneggiatura, che è bellissimo, di cambiare linguaggio, perché la sceneggiatura è diversissima dal linguaggio dei libri, un altro mondo dal punto di vista della sceneggiatura, quindi abbiamo lavorato un anno, 16 mesi con lui, per fatto vedere una sceneggiatura insomma, di professione, che quello che faceva i film di Mazzacurati, no? Petenello, che è Veneto anche lui, e poi è andato, con la sceneggiatura è andata dagli attori dicendo io vorrei fare un film su questa storia, quindi Battistoni, Pietesi, Citrano, poi, insomma, che è uno scrittore vicentino, che è italiano trevisano, insomma una serie di persone insomma, che è convinto a fare questa cosa qui, poi da tutti i soldi che sono, non sono cosa da poco. E hanno cominciato il 10 di ottobre sulle colline del Prosecco, quindi sono lì che stanno rivoluzionando le colline del Prosecco, perché cos'è? Insomma, la gente che viene a vedere, le macchine da presa, in diretta, bellissimo, io sono andato a fare la comparsa umilmente, ma quando si gira in esterno, una roba micidiale, tanto si ripete mille volte la stessa cosa, perché poi si seguono delle immagini migliori, veramente ore e ore di riprese. Ma poi all'esterno, quando c'è il ritocco della campana, si fermò, dico, passa l'aereo, tutto fermo, si ripete, di un incubo. 8 minuti sabato per fare 4 minuti di riprese buone, 8 ore di lavoro, non si fermano mai, che mangiano durante il lavoro. Battistò, cosa è detto?
robusto, e mangia bene. Bello perché l'idea, insomma, che una tua, un tuo racconto, una tua storia, insomma, diventi un film, la puoi portare alla Mostra di Venezia la prossima settembre, lo finiscono in 35 giorni, quindi 5 settimane di riprese, di corsa, il tempo è stato inclemente. Hanno costruito persino sopraffarla di Soligo, c'è una bellissima chiesa di San Lorenzo, bellissima, sono posti bellissimi. Le colline del Prosecco sono, dal punto di vista morfologico, bellissime. Quindi raccontiamo un pezzo di Veneto che non si racconta mai, perché si racconta Venezia, un po' Verona, insomma. Quindi un territorio che diventerà, si cambia, diventare patrimonio romesco, insomma. Con le sue contraddizioni, perché lì, per esempio, c'è una battaglia tra cittadini e prosecari sull'inquinamento, sui pesticidi, c'è una guerra molto forte, raccontiamo la contraddizione della terra in cui la gente civile si siede e dice, vediamo, ma ci sono, che fanno comparse, gente che fa vino dicendo, però noi cerchiamo di fare meno trattamenti, cioè c'è quello che ne fa 40 e chi ne fa 7, cioè, quindi raccontiamo queste cose qui. E c'erano sabato, tre di questi sono tre produttori di prosecco, uno è quello che è la cantinetta dove fanno le riunioni a confraternita. San Pietro in Barbosa c'è la cosa, e lui è il proprietario, e poi c'erano due che sono, non so, produttori, quindi sono, che dicono, ma che noi parliamo un po' di inquinamento, cioè, ma noi inquiniamo meno. C'è anche quello che dice, sì, sì, è un problema aperto, su cui discutiamo, ma noi siamo anche quelli che inquinano meno. Sì. Una curiosità personale che muove da un'esperienza molto minore. Quando uno scrittore si rende conto di poter attraverso il suo scrivere, oltre che divertirsi, incidere sul pubblico, cioè quando ci si rende veramente conto che il pubblico ti segue, ti ama, ti apprezza e ti legge, lo si misura sulle copie vendute o su quello che succede tutti i giorni quando magari uno ti incontra e sa che sei più diverso? Sulle relazioni, anche se le copie vendute come mi dispiacciono, ma sulle relazioni, cioè nel senso che chiaro che devi lavorare, devi essere affidabile, no? Nel senso che io oggi arrivo in ritardo, ma insomma non arrivo mai in ritardo, cioè sono uno che va, che si muove, che ascolta, se no diventi quello che sono, che sta sempre chiuso. L'importante è come ti... essere uno che ha delle cose da raccontare, ma che non sei io, nessuno è, insomma. Ecco. E, dopodiché è chiaro che ti trovo in giro, sono la stampa di cerca, primi della casa editrice deve smarronare la stampa per fare un trafiletto, adesso appena si sente che è un libro la stampa ti chiede, ti senti, viene a cercare. Dopodiché i libri sono strumenti materiali, la carta è, per esempio la mia casa editrice non fa l'ebook, quindi se uno trova online degli ebook sono piratati, perché la casa editrice non è d'accordo di fare, rispetto ai librai, che cercano, insomma, che non vengano soppiantati, perché per loro il libraio è un presidio culturale, una presenza fisica, quindi io potrei anche dire, ma io vorrei che tu facessi gli ebook così prendo di più, ma io lavoro, insegno, uno studio, cioè non ho l'urgenza, non è un lavoro, c'è un piacere scrivere, non ho bisogno, poi è chiaro che se però non è il baricentro della mia esistenza, no? Se ti abbraccio è stato un libro che è andato benissimo, che la casa editrice ha fatto numeri, Primavera Salvatore si fa il film, quindi insomma, ecco, su cui noi non faremo niente, perché siamo Salvatore si commette autore, poi lo fanno in America, a differenza di questi qui, no? Questo regista che mi disse volevo lavorare, perché è proprio è la gente, no? Doveva cercare il produttore di nuovo, far mangiare, cioè, film che il produttore mette solo lui, 1.300.000 euro, no? Che non è pochissimo. E una quota resta sul territorio, resta, che vuol dire il ristorante, che vuol dire dormire, che vuol dire. Cioè, il film crea, da questo punto di vista, una ricaduta economica importante, cioè, quindi non è soltanto il fatto che paghi, no, l'attore, no? Poi sono quasi 50 persone attorno, c'è uno pagato solo per tenere il microfono. Però insomma, è uno pagato da meglio. C'è uno che è pagato a tenere soltanto un pannello per riflettere la luce. Sono 52 o 48 euro in più che si
molti attorno, insomma, è una cosa, è una piccola fabbrica. È gustosa. È gustosa. Lasciamo un attimo la carta, lasciamo un attimo l'esperienza personale, veniamo invece all'Hervas Veneto. Io ce l'ho un po' sul fatto che noi veneti non ci valorizziamo. Allora, il fatto che qualcuno sia scrittore, sia scienziato, sia industriale, riesca ad imporsi o per un modo o per l'altro, mi riempie di orgoglio. Ecco, tu da Veneto che cosa ti aspetti dai veneti che arriveranno? Perché noi avevamo, io dico noi per dire un'età passata, una fierezza, un modo di essere che veniva da lontano, dalle guerre, dai patimenti. Oggi questo Veneto non può ritrovarsi in quei valori. Cos'è il Veneto che ci aspetta? Noi veneti del futuro, visto che parli anche ai giovani, che Veneto stiamo costruendo? Quello dei schei, quello dei valori, quello della bellezza? Ci sono delle soluzioni? Allora, dal punto di vista della bellezza, abbiamo sempre delle regioni più belle d'Italia, quindi so anche dei patrimoni. Ecco, qui secondo me noi, perché ho girato, qualcosa si muove, no? Noi abbiamo avuto insomma, il centro veneziano, no? Dal punto di vista anche turistico, siamo, non riusciamo a fare la massa critica un po' come fanno i francesi, no? I francesi tu trovi pubblicità di un sasso a 200 km di distanza, io sono andato a vedere insomma, delle cose minime, ma segnalate con cartelloni 200 km, poi arrivi diciamo, questo. E noi abbiamo sul territorio una quantità di cose belle, a parte la profondità, questa Dolomiti, le colline, la laguna, il Sile, il più grande fiume di sorgiva d'Europa. Capite che ben pochi hanno queste cose. Valorizzarlo non è facilissimo, ci vuole cultura, noi un po' sull'uso del territorio, per questo sull'uso del territorio un po' ci è scivolata la mano. Porto magari un esempio, insomma, abbastanza, come dire, non ottimo, quindi è chiaro che se tu il territorio un po' scivoli nella gestione, poi guardi meno, pubblicizzi meno, non difendi meno. Invece bisogna essere un po' più grandi, un po' più cinesi, perché i cinesi dicono di noi che abbiamo lo sguardo corto, largo sguardo, di loro che hanno lo sguardo lungo. Lo sguardo lungo serve, cioè proiettarsi. È chiaro che i giovani hanno lo sguardo cortissimo, cioè i ragazzini nostri, quelli che io insomma, essere veneti, calabresi, un incidente storico, sono lì e gli pesa ben poco la cosa, perché ovviamente tanto è una cosa velocissima, per cui ritornare al territorio, alla sua morfologia, alla sua storia, per i ragazzini che giocano sulla borsa di Shanghai tutti i giorni, cioè, quindi lì non lo so, onestamente lì si fa fatica a lavorare anche le cose molto più semplici, non soltanto cose così complesse. Dopodiché noi siamo anche la regione che ha il più alto tasso di volontariato d'Italia, no? Gente che ha generosità, che è capace di fare le cose, tra i primi quando succede un terremoto, cioè, c'è un atteggiamento, no? Che io riconosco, cioè noi abbiamo dei comportamenti di comunità che in effetti sono nostri, cioè quindi il fatto che non ci vediamo facilmente, che ci rimbocchiamo le mani, cioè, c'è una matrice che è legata al nostro territorio, alla nostra storia, a quelle cose, no? Come questo resterà, questo è veramente un'incognita, ma un'incognita forse un po' più genere, è difficile capirlo, perché quando cito un po' la Cina, non per spaventarci, lì è messa narrativamente, no? Ma sabato che guardavo il pomeriggio, le tendenze storiche, no? O macroeconomiche, noi ci confronteremo nei prossimi 30 anni con un'economia che sarà probabilmente la più grande economia del mondo, ma con la più grande demografia del mondo, che non è mai successo. Cioè non è mai successo che l'economia vincente, immaginate l'America, quando ha avuto tanti, ha avuto 300 milioni di persone, no? Questo è un miliardo e mezzo. Quindi le esigenze demografiche di spazio sono gigantesche, quindi noi saremo di fronte a un'epoca, no? In cui alcune novità storiche si presenteranno. Non solo questi vanno su Marte, insomma, ma Shanghai nel 2050 rischia di avere 70 milioni di abitanti.
la Cina cresce con una velocità, no? Fortissima, condizione mercato internazionale. Cioè, allora vinceremo per questo, non sono una parola, ne dico così come constatazione, no? Ma avere lo sguardo lungo significa sapere dove arriviamo, ma cominciare a annusare il vento che abbiamo davanti. Ma per annusare il vento che abbiamo davanti devi anche girarti nella direzione, perché se no non annunci. Allora io sono convinto che noi siamo gente che ha risorse, perché se no, se fossimo senza risorse, ci spazzano via, ci spazzano via. Ma io credo che invece noi, insomma, il nostro territorio è fatto di gente che è intelligente, che attesta, però è una sfida, cioè non è. Andiamo a giocare a un arco, è una sfida. Però mi allargo un pochino alla politica, magari il sindaco mi guarda un po' storto, ma sentiamo il bisogno di essere cautelati, cioè di lavorare per qualcosa che sia un valore, ma sia anche la proprietà, anche la capacità di accumulare che ci aveva contraddistinto. E questo ci mette in condizioni di guardare con un po' di perplessità certe scorrerie che non sono sull'Audi gialla, ma che sono su auto blu che ci hanno rubato i soldi dalle tasche. Ecco, visto che siamo in provincia di Vicenza, dici un pensiero su questo tema. Io sono più esperto su niente di economica. Allora, io volevo fare un ottavo studio che non farò, perché la questione delle banche mi sparano sulle gambe. Questa non ho coraggio di raccontare, visto che adesso la popolare avrà i suoi piani, ma Veneto Banca è stata una cosa veramente bizzarra. Il mio carissimo amico ha perso 100.000 euro, comparato a 37,70 e adesso banca 11 centesimi. Persi, secondo me. Persi. Allora, lì è colpa di qualcuno, per quello non si porta da nessuna parte. Allora, come la leggo io, no? Questa è una cosa che tu puoi fare solo qui. Perché se la fai in Calabria, consoli. E secondo me in Calabria, uno che ti viene a dire la mia obbligazione vale 37,70 kg, lo dico io, non vende un'obbligazione, secondo me. Noi invece siamo stati, ma questo non siamo sciocchi, no? Però è l'idea della quantità di ricchezza che avevamo sotto mano, che ci ha permesso di essere anche imprudenti, no? Perché è chiaro che se tu hai soltanto 2.000 euro in conto corrente, non compri l'obbligazione 37,70. Quindi è il sintomo, cioè è stata una rapina, è il sintomo di una regione che aveva accumulato molto, che su questa accumulazione aveva creato un po' di scioltezza eccessiva e gli squali annusano facilmente il sangue. Il console è stato tremendo da questo punto di vista. Però io conosco gli operatori, perché alcuni sono i miei vicini di casa, ma conoscenti gli operatori, perché andavano a vendere casa per casa. Cioè, quelli, adesso sarà la colpa, però quelli andavano a suonare i campanelli a raccontare sapendo di mentire, raccontando delle barzellette. E il problema vero, anche qua, che tu ci credi, cioè, c'è uno che ci ha creduto, perché erano strumenti, per carità, però cioè, è una vicenda di truffe, di sofferenza, ma anche di seduzione, anche di imbroglio. La tecnica dei promotori, che deve essere abbastanza carino, deve essere abbastanza giovane, meglio se sei figlio o il parente del primario di Montemagno, cioè uno insomma che viene conosciuto, cioè, meglio se i soldi prima li ha messi anche il prete, cioè anche messi anche il prete i soldi, metti anche giù, li ha messi, ha funzionato un po' così. Poi è chiaro che a un certo punto si sta, perché anche per essere a un certo punto di che non sia rotto. Dietro chiaramente sono le guerre, che banche Italia fa, le banche locali, cioè, c'è tutto dietro, no? Ma diventi una preda quanto più spregiudicato da un lato, quindi i promotori erano spregiudicati, gente che andava via con vestitini da 2.000 euro, cioè i ragazzini di Montebelluna a 30 anni, i ragazzini vendono banca, se vanno quelli di New York, della zona della City, cioè gente infighettati, scarpette da 500 euro, che andavano a suonare campanelli, tutti vestiti perfettamente, quelli
si vedeva quando andavi a bere un caffè a Montebelluna, quindi era una sorta di, come dire, di selezione, no? Di un personale che aveva esattamente come le membrane, cioè, la pelo sullo stomaco, dopodiché hanno morso. Su questo meccanismo poi è intervenuto tutto, perché chiaramente sono anche che ha fatto i suoi giochini, un sacco di libro. Io lo considero uno scivolone tipico di una regione ricca e rilassata e convinta che non accade nulla. Naturalmente è doloroso, il mio amico ha perso, cioè, sono fatte 37, cioè 10 centesimi, cioè, era tutta la sua, quello che chiamava la sua pensione, no? Perché è un imprenditore. No? Ha messo 100.000, non solo per il fondamento banca, ma il fondamento banca che ha praticamente perso, tanto che lui non è neanche andato a. Sono barzellette, normale, capata del mondo. Ultima domanda, tornando invece tra le pagine dei libri. Il futuro per quanto riguarda nuovi progetti letterari, hai lasciato in sospeso un romanzo, mi pare. Sì, allora ne ho un po', però non so cosa farò onestamente, ma vorrei riposarmi. E volevo fare un romanzo che non farò, perché le banche troppo, il tema è troppo complesso. Tocchi anche un sacco di, insomma, di sensibilità personali, o consoli, secondo me, spara, diciamo, consoli. Consoli è un uomo da prendere con le pizze. Ecco, il consolo è, cioè, prendeva 3 milioni e 200 mila euro all'anno per fare il miglior banchiere d'Italia. Lui diceva di se stesso, e i ragazzi dicevano, insomma, che loro erano governati il miglior banchiere d'Italia, che ha fatto questo un po' di capolavoro. Funzionava questo meccanismo di auto raccontarsi, era una comunità. No, vorrei fare un libro sulla nonnitudine, cioè il fatto che sono diventato nonno, la nonnitudine, cioè è un romanzo sul tempo in realtà, no? Perché quando diventi nonno, no, hai la percezione che la vita rimbalza una volta, no? Con un figlio rimbalza due volte, no? Ma non tanto. Per esempio, seguo un dettaglio. La Cina sta facendo degli accordi fortissimi con le Filippine. La Cina sta cercando di buttare fuori l'America dalle Filippine, che è un'area strategica importante. Il pazzo del presidente Canaggio è un pazzo. No? Questo sta facendo accordi con la Cina. Un'area così grande, tutta filo cinese, si ripresenta però con un livello militare molto più preoccupante, quello che è stato lo scontro. Lì è stato un patatrac per il Kosovo in mano alla mafia, il Montenegro in mano alla mafia, la Croazia è infiltrata dalla mafia, la Slovenia resiste perché è austriaca sostanzialmente. Quindi in quel caso lì, per esempio, la spinta, no?